vedete guardare di là, perché sto guardando lo specchio per vedere se mi sta mettendo a fuoco, perché io questo video l'ho filmato 7 volte ed ero sempre fuori fuoco. In questo momento sembra che io sia fuoco, ma non si sa mai. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo di nuovo per un nuovo video Italy vs Canada e oggi parleremo dei ristoranti. Se mi vedete dall'altra parte è perché sono dall'altra parte della stanza, perché come detto tra pochi mesi ci trasferiremo e la mia casa è un disastro e alcune cose sono cambiate in questa stanza, quindi non ho neanche tipo un angolo bello da far vedere. Onestamente c'è ancora lo specchio, ma c'è tipo tanto sole dall'altra parte, quindi tipo sarei tipo sparita, perché sono già un fantasmino. Se c'è il sole che mi batte in faccia non mi vedete più, vedrete solo tipo la mia bocca che parla, solo perché c'è il rossetto. Oggi parliamo dei ristoranti e non parleremo del cibo, del tipo parleremo del cibo italiano versus cibo canadese, no, non è quello che io voglio fare. Voglio parlare di come funzionano i ristoranti, poi quali sono le differenze. Poi ovviamente io ho anche fatto la cameriera sia in Italia sia in Canada, quindi alcune cose diciamo che le conosco un po' meglio, per modo di dire, altre le conoscono anche i clienti, non è che ci vuole una laurea per fare un video sui ristoranti, ecco. Allora, quindi partiremo con... Prima di partire però voglio chiedervi una cosa molto importante. Se mi seguite vorrei chiedervi di attivare la campanella, così che ricevete tipo le notifiche quando pubblico un video, perché ho notato che, vabbè, non è che ho notato, so che adesso YouTube funziona male. Funziona male per i canali piccoli, funziona bene per i canali che hanno milioni, ma per i canali piccoli come il mio funziona male. Quindi spesso capita che nonostante io pubblichi un video non arrivi nel vostro feed, ma arrivino magari video che sono più popolari, che hanno più views. E questa cosa l'ho notato anch'io, perché anch'io seguo canali piccoli e spesso non vedo quei video, a meno che appunto su Instagram quella persona dica: oh, guardate, ho pubblicato un nuovo video, dico: ah, ok, perfetto, vado a vedere. Quindi per certi canali che so che YouTube fa problemi ho attivato la campanellina anch'io, quindi se avete voglia di farlo per favore fatelo, se non volete perdervi tutte le minchiate che dico. E poi se siete nuovi e avete voglia di iscrivervi, a me fa tanto tanto piacere. Quindi allora, primissima differenza tra ristoranti italiani e ristoranti canadesi è il fatto che qua in Canada l'acqua non si paga. Infatti io quando sono tornata in Italia non mi ricordavo più questa cosa che dovessi pagare l'acqua, e quando ho visto che tipo costava 3 euro una bottiglietta tipo di un bicchierino d'acqua, ho detto tipo ok, vado di vino. Quindi sì, in Italia non vale la pena bere l'acqua al ristorante, cioè è quello che voglio dire, non vale la pena. Qua l'acqua è gratis, quindi solitamente quando arrivi al ristorante o la cameriera ti lascia tipo una bottiglietta d'acqua sul tavolo, cioè una bottiglia d'acqua, una caraffa di acqua sul tavolo, oppure verrà lei a riempirti l'acqua ogni tanto quando vedrà che il tuo bicchiere è vuoto. E questa è una cosa bellissima. Ovviamente qua l'acqua non si paga nemmeno nelle case, ovvero tipo quando sei in un affitto e le bollette, la bolletta dell'acqua non si paga. Il Canada ha un botto di acqua, abbiamo capito. Una cosa è il menù. Allora, in Italia abbiamo antipasto, abbiamo primo, abbiamo secondo, dolce, caffè, limoncello, mazza caffè, insomma tutte queste cose che un italiano quando va a cena probabilmente sarà lì per 5 ore. Io sono una persona che non sta più di tanto nei ristoranti, nel senso mangio, sto un pochino, relax e tutto, ma non mi piace stare ore e ore. Cioè una volta che ho finito il mio pasto, tutto il mio dessert, il mio caffè, sto ancora 10-15 minuti, poi me vado a casa, ecco. Quindi diciamo che questo, cioè non dico che sia una cosa negativa in Italia o positiva in Canada, non sto dicendo questo, sto solo dicendo che solitamente un canadese che va a cena sicuramente starà molto meno rispetto a un italiano. La prossima cosa sono quei ristoranti bellissimi che ti permettono di portare la tua bottiglia di vino da casa. Quindi praticamente quando tu vai lì non paghi l'acqua, paghi solo il cibo e ti bevi il tuo vino. Questa cosa è meravigliosa, soprattutto per i poracci come me, fantastica, perché non so se l'ho già detto, ma qua l'alcol costa abbastanza, nel senso se volete bere un vino italiano sicuramente vi costerà un botto nei ristoranti, però ho trovato la soluzione pazzesca, ho trovato un posto che qua praticamente l'alcol non viene venduto nei supermercati. Se volete andare a vedere il video con le differenze al supermercato ve lo lascio linkato qua sopra, perché infatti nei supermercati vendono solo la birra e dei vini di merda che solitamente userai per cucinare, non per bere, perché sono terribili. Quindi solitamente ci sono dei posti speciali dove vengono l'alcol, posti speciali, cioè sembra qua o Wonderland, in realtà sì.
Quindi praticamente c'è questo negozio che si chiama SAC, dove praticamente vendono solo l'alcol, che vendono l'alcol importato da ogni paese, ogni dove. Quindi voi andate lì a comprare l'alcol. Sull'alcol non c'è la tassa, perché la tassa è già inclusa, il che è una cosa positiva, perché significa che per la prima volta in Canada il prezzo che vedrete lì sarà esattamente quello che pagherete. Quindi diciamo che questi ristoranti che ti permettono di comprare il tuo vino e portarlo ai ristoranti e comunque goderti una bella cena è una cosa molto bella. La prossima cosa è il fatto che qua i camerieri hanno la mancia, ovvero la mancia è obbligatoria, fa parte un po' della loro cultura, non è una cosa, cioè non è imposta nel senso alle persone, semplicemente ormai fa così parte della loro cultura che è una cosa normalissima. Può capitare che solitamente la mancia è un 15% di ciò che avete speso. Se per caso avete avuto una cattiva esperienza, non vi è piaciuto comunque l'atteggiamento della cameriera, perché voglio dirvi una cosa, perché quando ho fatto la cameriera mi è capitato, il cibo che vi arriva sul tavolo non è colpa della cameriera. Se il cibo non vi piace, non è colpa della cameriera. Dovete chiamare la cameriera e dire posso parlare col chef, posso parlare col manager, non è colpa della cameriera, mettetevelo nella testa. Non c'entra niente lei con il cibo o lui. Quindi diciamo che se per caso avete avuto un cattivo servizio da parte della cameriera, non da parte della cucina, qua in Canada si deve comunque dare una mancia, un minimo di mancia, e poi magari parlare col manager e dire guardate, non mi è piaciuto l'atteggiamento di questa persona, bla 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 bla. Solitamente un 15%, c'è tanta gente che ne dà di più, cioè insomma dipende un po'. Questo perché? Allora, i camerieri vengono pagati meno rispetto allo stipendio minimo imposto dalla legge, perché appunto hanno le mance. È una cagata, onestamente trovo che sia una stupidaggine, perché comunque lo stipendio è veramente bassissimo, ma veramente, ma veramente basso, quindi principalmente i camerieri vivono di mance. Anch'io quando ho fatto la cameriera vivevo di mance, cioè lo stipendio che mi arrivava sul mio conto corrente non mi serviva a niente, perché era inutile. Quindi le persone, quindi vi prego, quando andate tipo negli Stati Uniti, perché anche negli Stati Uniti è così, anche in Australia se non sbaglio, in Canada, date la mancia ai camerieri, perché solitamente i camerieri sono quasi tutti studenti squattrinati e hanno bisogno di soldi, quindi per favore non fate chierichi, perché so che in Italia questa cosa non esiste, so che non fa parte della cultura, bla 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 bla, ho visto commenti di gente che dice, vabbè ma che colpa mia che i camerieri vengono pagati meno, io perché devo dare la mancia a questo da parte degli italiani, mica da parte dei canadesi. I canadesi ormai sanno che la mancia si dà, cioè qua la mancia in Canada un po' si dà ovunque, però nei ristoranti diciamo che è quella più obbligatoria, perché poveri camerieri vengono pagati un cazzo, e io lo dico perché ci ho lavorato. Quindi per favore non siate tirchi quando andate in vacanza, perché se vi potete permettere il ristorante, vi potete permettere anche quei 2-3 dollari in più da pagare la cameriera. Un'altra cosa è la fattura. Allora, in Italia sono tornata una volta, siamo andati in un ristorante con degli amici, abbiamo deciso che volevamo dividere il conto e tutto, non era possibile, noi non prendiamo conti separati, noi non possiamo fare quello, non possiamo fare quello, insomma, in Italia si vive nel Medioevo. Qua invece per il conto, se volete dividerlo, se volete che qualcuno paghi per voi, se volete dividerlo, uno paga per carta, uno paga in soldi, insomma, si può fare tutto quello che volete, perché insomma si può fare tutto quello che volete col conto, tutto quello che volete, vi giuro, è una cosa bellissima, perché se fate una cena di gruppo e non c'è una persona che paghi per tutti, uno decide di pagare i soldi, bene, paghi i soldi, uno decide di pagare con la carta, bene, paghialo con la carta, uno decide di, non so, pagare in natura, va bene, è lo stesso, sto scherzando, non fate queste cose, non dite queste cose nei ristoranti. Quindi diciamo che questo è anche da un punto di vista, perché i ristoranti sono molto più tecnologici qua, forse anche per questo, insomma quando fate gli ordini, cioè c'è un computer, mettete tutto, cioè avete un numero di cliente, quindi quando dividete la fattura, il conto è più facile, se qualcuno magari decide che vuole che il vino che è stato servito sia diviso equamente tra tutti, insomma si può fare di tutto e di più. Infatti io quando ho lavorato in Italia andavo ancora avanti con i piccoli carnet dove scrivevo e portavo il mio ordine in cucina, così non funziona così qua, cioè tu hai il tuo piccolo carnet per scrivere, alcuni ristoranti hanno addirittura direttamente all'iPad che trasferiscono in cucina, io invece avevo un piccolo carnet
E poi andavo nella mia, nel mio computerino, mettevo tutto dentro e l'ordine arrivava in cucina. Fine. Quindi diciamo che questa è forse la cosa più positiva, o dopo quella dell'acqua, che esistono nei ristoranti. Un'altra cosa sono gli orari. Ovviamente in Italia, come ho detto, agli italiani piace tanto stare nei ristoranti fino a quando non chiude il ristorante, anche fino a dopo che chiude il ristorante. Mentre qua i ristoranti chiudono molto prima, perché come ho già detto, probabilmente tanti video, i canadesi mangiano molto presto la cena, mangiano verso le 5, 6, massimo 7, cioè se un canadese mangia alle 7 perché ha avuto un impegno, non perché non abbia avuto fame. Quindi diciamo che i ristoranti qua chiudono presto, massimo 11, mettiamola così. Poi ovviamente ci sono anche quei ristoranti che chiudono più tardi, ovviamente non sto parlando dei fast food, che i fast food sono sempre aperti, sto parlando comunque dei ristoranti che magari hanno un bar, quindi magari dopo non servono più cibo ma possono servire da bere, oppure quei ristoranti che hanno qualche giorno a settimana che chiudono molto più tardi, perché mentre in Italia da noi è il sabato il giorno di uscita, qua in Canada il giorno di uscita è il giovedì. Non so perché, forse perché è il giorno di paga. Un'altra cosa è il fatto che quando tu ordini e magari la porzione era un po' troppo abbondante, puoi chiedere alla cameriera di portare il cibo a casa. Ci sono sempre, hanno sempre le scatoline, quelle in plastica o quelle in cartone, dove ti metteranno i resti così che te li porterai a casa. Questa è una cosa molto bella perché onestamente, avendo lavorato nei ristoranti, ho sempre visto quanto cibo veniva sprecato ed è triste, è veramente triste vedere quanto cibo viene sprecato nei ristoranti. Quindi principalmente questa cosa che ti danno un po' la possibilità di portarti a casa i resti, cioè non è una vergogna dire senti, impacchettami questo e me la porto a casa, è meglio, preferisco che una persona preferivo quando una persona mi chiedeva questo piuttosto quando vedevo una persona che mi dava tipo indietro un piatto che era tipo mangiato solo per metà e dovevo buttarlo tutto. Ed era anche cibo costoso perché non è che lavoravo in un ristorante pezzente. Quindi ragazzi, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete che faccia altri video Italy vs Canada, ne ho già fatte un botto. Se volete andarveli a vedere, li trovate tipo nella playlist qua sotto. Solitamente la playlist tipo My Life in Canada, una roba del genere. Però se volete altri argomenti su queste differenze, fatemi sapere su cosa volete. Mi dispiace veramente tanto perché forse probabilmente questo video ho guardato molto nello specchio, ma perché volevo assicurarmi che fossi a fuoco, perché veramente non volevo filmare questo video per la millesima volta. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!